Ci siamo? Oh, ci siamo. Buonasera. Buonasera in ritardo, ragazzi, purtroppo. Spero che l'audio vada bene. Purtroppo c'è stato questo imprevisto. Non potevo assolutamente prevederlo né farci niente. Quindi ecco questo qua. Ritardo di mezz'ora, ma siamo qua. Peccato. Vabbè, è successo. Vedrò di rifarmi settimana prossima se riesco. Magari domenica prossima inizio mezz'ora prima. I guess. Vabbè, ci siamo. Ci siamo. Peccato per questo ritardo di mezz'ora, ma. Vabbè, gli imprevisti capitano. Per fortuna niente di grave, ecco, nel senso. Quindi, niente. L'unica conseguenza sarà mezz'ora in meno di live oggi, perché purtroppo non posso nemmeno rimanere alzato fino a tardi, perché domani si lavora. Però vediamo di rifarci. Allora, notifica di Discord. Ci siamo. Buonasera a chi c'è. Buonasera a chi attendeva già da mezz'ora, dalle 9. Sono già le 9:40. Porca miseria. E vabbè. Allora, buonasera Percu, Curaz, Maestro, Pini. Ragazzi, mi dispiace, io non potevo veramente farci niente, non potevo prevederlo, sto imprevisto, quindi non guardate me. Sono qua. Vediamo di goderci la serata comunque. Allora. No, non ho tirato un pugno allo schermo, il mio schermo è tutto integro, è proprio al di fuori della casa, è al di fuori del mio controllo, non c'entra niente con niente di quello che vi può interessare di questo gioco, stream, niente. Non c'entra assolutamente. Ci siamo. Allora, penso che nessuno mi abbia scritto niente di rilevante mentre ero off stream. Riccardo comunica che la live sarà in ritardo. Grazie Perco per averlo fatto sapere, per averlo diffuso qua. Arinzarunza 33 minuti senza Zeldunza. Stiamo finendo il randomizer. Maestro, come va? Dimmi come va. Nose pinched. Ora continuo a fare splush kaboom. Perfetto, perfetto. Attendo, maestro. Attendo esiti. Abbiamo il pronostico e audio come va? Come va l'audio, ragazzi? Ditemi un po' come sta l'audio. Ciao Ale Bona. Ciao Jeffring. Come va l'audio? Ditemi, è bilanciato? È a posto? Siamo sul pezzo, stiamo giocando a Skyward Sword. Adesso faccio un mini riassunto di cosa è successo nella live scorsa. Da alzare audio in game, addirittura. Madonna. A me sembra altissimo. Vabbè, toh, lo metto così. Vediamo se così va meglio. Devo abbassare un botto le casse per me adesso. Ok. Allora, relax. Relax. Allora, cosa è successo nella live scorsa? Abbiamo iniziato Skyward Sword la volta scorsa. Abbiamo fatto il primo. Ho già 6 cuori? Come? Perché ho già 6 cuori? Ma inizio già con 6 cuori, o sbaglio? Ah, ok, si parte perché non mi ricordo di aver preso portacuori. Ok, tutto a posto. Allora, abbiamo iniziato. Abbiamo fatto l'introduzione sostanzialmente, abbiamo girato Oltrenuvola, si chiama il posto. Abbiamo chiacchierato un po' con tutti gli NPC del villaggio di Oltrenuvola, abbiamo incontrato Zelda, abbiamo flirtato e quasi quasi ci dava un bacio Zelda, ma alla fine ce l'ha portato via. E poi è successo un casino e Zelda è caduta sulla terra. Noi con il nostro fidato uccello, che abbiamo addestrato, recuperato, salvato dai bulletti, ci siamo calati nel terreno perso il fuoco, per qualche motivo. Vabbè, tornerà. E ci siamo calati sulla terra alla ricerca di Zelda. Abbiamo trovato un buco con dentro un coso strano incastrato al centro di una spirale. Mi ha perso di fuoco, vediamo se così risolvo nel frattempo. Che altro? Abbiamo trovato. Oh, perfetto. Abbiamo trovato tipo un tempio strano, qualcosa del genere. E niente, iniziamo a esplorare la foresta di Firone. Mi sembra, eravamo arrivati. Buonasera, Loops.
Poi avevo fatto una tappa in questa taverna della zucca qua, del cavolo, boh, è iniziata una trading quest di qualche tipo. E niente, quindi direi che si può continuare. Ho vandalizzato un lampadario, esatto. E che altro? Non ricordo altro, abbiamo... No, ecco, ecco cos'altro volevo fare prima di iniziare. A quanto pare c'è una intro nel menu principale. Perché effettivamente quando inizi a giocare non ci sono particolari intro. Mentre a quanto pare se rimani in questa schermata per un tot parte una cutscene. Quindi vediamola. Ah, è vero che non avevo l'ampolla vuota, hai ragione, hai ragione. Ecco qual era il punto. L'ultima volta che abbiamo giocato è successo questo. Cioè c'era tipo quell'NPC che voleva fare una roba con noi. Dovevamo fare un... Eccola! Anna Balusti! Questo è un racconto tramandato da voi umani da infinite generazioni. Attenzione, questa è la prima volta che la vedo, eh. È importante questa. Narra di una lotta terribile, di violenza inaudita e senza precedenti. The Shaitan, da uno squarcio creatosi all'improvviso sulla terra apparvero degli esseri oscuri. Che cancellarono il sorriso dal volto degli abitanti della terra, non di Hyrule. È tutto così strano, ecco, ricordavo... Preso era a distruggere le foreste, a prosciugare le sorgenti e uccidere gli uomini. È tutto così vago, così beta, così strano per essere Zelda. Il fatto che gli umani sono umani, non Ilia, la terra non è Hyrule, ma è la terra. Boh, tutto strano. Ciao Kiro, vabbè, ma non è che abbiamo fatto tantissimo nella prima, eh. Poi sto iniziando adesso perché ho iniziato in ritardo. Ammiravano a ciò che lei, la dea custodiva, il potere universale. Lì vedo un beta proto-Goron. Il potere universale. Ciao. Prego. L'estremo potere che la dea ereditò dalle entità ancestrali. Mi sono perso una frase. Buonasera, Litron. Con l'intento di proteggere il potere universale dagli esseri oscuri, la dea, dopo aver radunato sulla terra tutti gli umani sopravvissuti, la elevò a fluttuare nel cielo. In un luogo in cui potesse essere raggiunta dal male, nei più remoti spazi celesti, oltre un letto di cirri. Ok, quindi la dea ha alzato oltre nuvola per tenere il potere universale sicuro. Quindi la dea e i suoi seguaci, rischiando la loro stessa vita, imprigionarono gli esseri oscuri. Ciao Warino, bella, bella emote. E sulla terra tornò a regnare la pace. La dea. Questo è il racconto così come viene narrato da voi umani da infinite generazioni. Ma a intessere questo racconto contribuivano molte altre leggende ormai dimenticate, una delle quali è pronta a essere narrata proprio ora. Ovvero la tua. Ecco, infatti, sarai tu a esserne il protagonista. Boh, è vaghissima questa intro comunque. A quanto pare la dea Ilia ha alzato oltre nuvola per conservare il potere celeste, che probabilmente è quella cosetta volante che, a cui abbiamo dato il colpo con la spada. È molto vaga, non ci dice granché, però oltre alla frase che mi sono perso mi sembra di aver capito questo, cioè nel senso la dea Ilia ha staccato oltre nuvola dal resto del mondo per proteggere il potere al suo interno, che appunto potrebbe essere quel cosino volante a cui abbiamo dato un colpo. È tutto molto vago per ora, devo dire. È molto molto vago per ora. Comunque, dai, continuiamo. Medaru, buonasera. Oh, guarda che bei 60 fps. Dopo aver giocato tutto il pomeriggio a Wind Waker. Cazzo, adesso mi devo riabituare ai comandi. Porca troia. Aiuto.
tutto il pomeriggio che gioco a Wind Waker, adesso è un casino, perché in Wind Waker semplicemente giri la visuale con il control stick destro. Adesso invece devo tenere premuto L per poter girare il control stick, perché con il control stick destro do le spadate direzionali. Madonna, sti 60 fps, gloriosi proprio. Aiuto. Faccio fatichissimo a girare la visuale. No, è invertita rispetto a quella che ho usato tutto il giorno in Wind Waker. Quindi mi sa che devo invertirla. Ok, aspetta. Oddio, la mappa. Allora, ci sono un sacco di informazioni, un sacco di cose. Aiuto, sono sovraffatto. Un attimo. Le impostazioni. Opzioni. Allora, usa i comandi per mirare. No. Asse per la visuale invertito. Sì. Ok, meglio. I comandi di movimento. No, perché siamo su Switch. E chiaramente non ci sono i comandi di movimento. Fortunatamente sulla versione Switch. E anche il motivo per cui siamo in 60 fps. Sì, sono decisamente in Wind Waker modalità in questo momento. Faccio molta fatica a vederlo in qualsiasi altro modo. Ok, allora detto questo, Neonoia ti saluta. Non può arrivare perché sta al compleanno del boss e non prende un cazzo. Il boss. Va bene, buon compleanno al boss di Neonoia. No, penso ci sia qualche sorta di comando di movimento con i Joy-Con, però controller pro decisamente meglio, cioè assolutamente, dai, di cosa stiamo parlando. Dolore fortissimo allo stomaco, vuoi tisana? Volentieri, sì, dai, grazie Marghe. Mi idrato, bene, ho qua l'acqua apposta. Allora, qua c'ero già stato, quindi who cares. Io volevo un attimo guardare cosa si può fare in questa area e ho visto una bellissima mappa. Allora, noi siamo Foresta di Firone, Isola delle Zucche. Ma tutte queste cose volanti cosa sono? Cos'è questo? Una Wheel of Fortune fluttuante? Isola delle Zucche. Foresta di Firone. Non capisco se la Foresta di Firone, questo ping che vedo, è quello che ho messo sulla mappa o che cosa. Qua c'è tipo tutte le isolette alla Mario Galaxy, boh. Cioè, se tipo mi butto da questo lato qui. Da questo lato in teoria dovrei andare verso questa, per esempio. Devo anche ricordarmi come si chiama l'uccello. Altrimenti muoio, probabilmente. Ok, mi sono ricordato il tasto. Non so, forse cadi in eterno, però non voglio scoprirlo. No. Allora, io devo andare qua. Cioè, vorrei vedere cosa c'è lì. Perché mi ha incuriosito quella isola tutta diversa. E se continuo di qua dovrei arrivare a quell'isoletta lì. Cos'è? Oddio, un Octorok. Non mi ricordo il tasto per attaccare. C'era un tasto per attaccare, mi sembra. E chi se lo ricorda? Ma A... No, A fa così. A sale in alto. Scopri cosa succede se non chiami l'uccello, ne vale la pena. Infatti, dovevo provare a riatterrare alla Foresta di Firone senza tirar fuori il paracadute. Non lo so. Ok, così fa lo sprint.
Boh, immagino che allora sia questo l'attacco, no? Perché così rallento. Chi è sta gentaglia? Chi sono queste persone? Ok, immagino che sia questo il... sì. Ok, splaff. Perché non posso accenderlo? Cioè, aprirlo? Non lo so, servirà una calamita per aprirlo, non lo so. Immaginavo non potessi aprirlo. Sembra una casa di Animal Crossing sto posto. Tipo quegli NPC strani che hanno le case brutte, mezzo finite. Al momento sto lavorando. Se volete parlarmi siete pregati di venire di notte. Terry. Ok, come si faceva a dare la testata? Così. Un gold scultulla qua ci sarebbe. Questo sembrava un buco, ma no. Non c'è un cazzo, va bene. Non avendo la canzone per far cambiare giorno e notte, direi che si può levare dalle palle. Sì, dai, direi che possiamo andare alla foresta di Firone. E proviamo a non aprire il paracadute quando atterriamo. Allora, adesso, per arrivare alla foresta di Firone... No, no, io avevo sbloccato un fast travel da qui. Oddio, mi sto dimenticando le cose. Qui c'era... No, no, ok, mi ricordo. Abbiamo preso una statua di un uccello che ci aveva riportato a Oltrenuvola. Quindi in teoria adesso abbiamo un fast travel tra Oltrenuvola e la foresta di Firone, credo. Sbagliato. Sì, no, infatti sto andando alla foresta di Firone, tanto. Ok, tipo là se mi butto. Ok, quella là è l'isola delle zucche. Quella è Oltrenuvola. Se mi buttassi lì arriverei direttamente alla foresta di... Ma sì, ma quasi quasi vado lì. Come gioco lineare? Sto già vedendo cose al di fuori di quello che dovrei fare. Mica è Twilight Princess. Come si può lineare? Più lineare di Twilight Princess? Guarda, non riesco a immaginarmi un gioco. Poi anche Wind Waker, che è un mondo aperto. Finché non fai tipo le prime due o tre perle, non puoi fare niente, non puoi andare dove vuoi. Fai rapporto, grazie ai totem impressi nella mia memoria è possibile stabilire il punto della terra dove si desidera scendere. Indicate il luogo. Santuario dell'esilio, retro, quindi vedremo a 8 bit. E terra dell'esilio. Credo fossimo arrivati qui l'ultima volta. Non apriamo il paracadute, vediamo cosa succede. Me l'ha aperto da solo. Non ho letteralmente toccato nessun tasto. Te lo apre lui? Quindi è inutile premerlo? Va bene, è utile. Volevo vedere Link che si spaccava le gambe. Ah sì, giusto. Allora, questo qui, ok. Quindi, ignorate tutto quello che ho detto finora. L'ultima volta sono arrivato qui. Ok, abbiamo un fantastico insettone. Stele smeraldo. Ho completamente dimenticato cosa fosse. Come faccio a vedere i miei insetti, per esempio?
Ah, perché ci sono i menu laterali, ok. Fironeottero e azzurrottero. Ok. Ok. Ah, ok, la stella smeralda è quella che mi ha aperto la shortcut. Quindi, cos'è, l'ho trovata qui? Ho completamente dimenticato sta cosa della stella smeralda. Ciao, fai, dimmi. Mio signore, accedendo alla statua di pietra avete ora la possibilità di tornare in cielo. L'ho già fatto, guarda, l'ho fatto una settimana fa. Utilizzando un certo amiibo, no grazie, potete tornare in cielo da qualsiasi punto della terra, per poi tornare nello stesso punto in cui eravate partito. Chiamarmi in qualsiasi momento, non me ne frega niente degli amiibo. Al limite, nell'ultima live, vediamo cosa fanno gli amiibo di Zelda che ho, che ne ho tipo 4. Ho Ganondorf, Link di Majora, Link di Smash e Link Lupo, mi sembra. Però non voglio usare gli amiibo, voglio il gioco vanilla. Wow, sei bravissimo! Hai capito come spostare un tronco. Ah, ok, avevo messo questo. O me l'aveva messo qualcuno? Tipo, se io faccio così? Boh, forse l'ho tolto. Sto provando la demo di Factorio, bravissimo. Che bel gioco. Minchia, già un'altra statua di Fast Travel, che cazzo è? Siamo giunti nella foresta di Firone, siamo giunti, finalmente. L'alberone, foresta di Firone. Dobbiamo vincere, Kiro. Possiamo lanciare il razzo la prossima sessione che facciamo. La crescita della rigogliosa vegetazione dei grandi alberi è dovuta alla quantità di... Non ho fatto in tempo. Grazie a questa caratteristica sono presenti molti tipi di esseri viventi. Vedo già un fungo che potrebbe essere di Pikmin. Ok, siamo nella foresta di Firone, ufficialmente. Foresta di Firone che... Secondo la mia analisi anche Zelda si trova da qualche parte in questo luogo. Ah sì? Un bel fungo da plarpola. Mi consiglio di sfruttare il mio rilevatore per cercarla. Va bene. Lo Zelda Sniffer. Foresta di Firone che c'è anche in Twilight Princess. E a sto punto mi fa molto strano vederla qui, perché pensavo fosse un'evoluzione di Kokiri Forest. Invece a quanto pare... Nella lore di Zelda i due continuano ad alternarsi come nomi. Un po' è Foresta di Firone, un po' è Lost Woods. Non è molto chiaro allora. Non è ben chiaro quando è uno e quando è l'altro. Ingresso alla Foresta di Firone. Salviamo, dai. Sia mai che perdiamo il progresso che abbiamo fatto fino adesso. Ricordati di togliere il faro celeste quando hai finito di usarlo. Beh, non saprei come usarlo. Nel senso, forse stavo sperimentando per capire come... Come usarlo. Che... Ho una mina addosso, ho una sticky bomb del Demoman. Ok, qua vedo delle cavalle. Non so se forse serve il retino per prenderla. Ma cosa sono? Degli sticky bomb del Demoman, davvero? Aia, ma che cazzo? Hanno leccato tutta la nona gen, eh? Hanno fatto bene. Un po' codo. Forse rotolando. Sembra che rotolando si ritolga. Fa sto scoppiettino. Sì. Chi è che stanno picchiando? Un Deku? Piu piu. Cos'è un Deku veramente? Non riesco a loccarli. Ok. Ok.
Non mi ricordo come fare l'attacco, il colpo di grazia. Minchia se si parano. Ok. L'ho fatto. Sì, Suka. Volevo fare questo, volevo fare. Sì, esatto, hanno leakato addirittura il gioco. Cioè, Chuf lo stava giocando l'altro giorno. Ma cos'è sto robo? Sembra una creatura del... tipo... la foresta incantata lì, come si chiamano? La città incantata, quei film lì. Come si chiama Milordo? Maccio. Un tizio verde. Ma sai che non l'ho mai visto? Questo, mai visto da 12 anni che esiste sto gioco? Non ho mai visto una sua art né niente. È proprio nuova questa creatura per me. Sono io. Sì, Marghe. Milordo. Risparmiami la vita. Ma chi ti fa qualcosa, tranquillo. Sembrava un Deku per come era messo. Ah, così. Ciao. Ci vediamo. Andiamo avanti. Ma perché sono arrabbiato? Non sono arrabbiata. Qua ci sono i fungozzi. Cosa c'ha sulla... sulla... mi ricorda... ah, vedi, si apre tipo... bellissimo. Tanto le ricevo comunque. Ecco, esatto, Guido. Proprio quello stavo pensando. Oh, i Dekubaba. Che anche loro devi colpire nella direzione in cui hanno aperta la bocca. Ecco, sta cosa qua la adoro, veramente. È proprio bella. Non vedo l'ora che arrivino nemici più impegnativi. Veramente, per ora la cosa che mi piace di più è... sta cosa della, delle spadate direzionali. Che probabilmente con i motion control faceva cacare. Ma con questa... cioè col controllo che hai con un controller... no pun intended... cosa devo farti? Cosa devo farci? Boh. O devo colpire il fungo? Ah, devo colpire il fungo semplicemente. Perché si spaventa. Perché lo puoi raggiungere in realtà, cioè dicevo, ok, lo raggiungo. Sì, uso, no, la levetta destra. Praticamente tu con la levetta sinistra ti muovi e con la levetta destra dai le spadate in quella direzione. Tipo, control stick da destra a sinistra. Cioè, aspetta che tolgo il cavo, tanto è anche wireless. Tipo, control stick da destra a sinistra e dalla spadata in quella direzione. È figo, così è molto figo. Immagino che con i motion control sia una cosa proprio oscena. Grazie. Sei maccio? Grazie. Dai, tranquilla. No, non chiudere questa, sennò viene un eco assurdo. Va bene. Come giri la telecamera? Ecco, quella è una cosa un po' scomoda, perché effettivamente devi girare la telecamera tenendo premuto L e muovendo il control stick. Quindi se tu tieni premuto L, muovi la visuale, altrimenti con lo stesso stick dai le spadate in quella direzione. È un po' weird, però funziona, devo dire. Cioè, mi confondo spesso, onestamente. Tipo, tante volte tiro fuori la spada inutilmente, vedete, perché voglio in realtà girare la visuale. Però funziona. Tipo, se io do le spadate
verso l'alto a sta decubaba, non la posso colpire. Devo darla in orizzontale. Mi piace tantissimo sta cosa, è veramente intelligente. A Cipicchio! Mi segue ancora! Patapum! Oddio, ma che carino! Non mi fai niente. Hai fatto pure secchi quei tipi rossi. Sono il Chiurimaccio. Tu sembri buono, mi hai salvato. Ho visto una dall'aspetto simile al tuo poco fa. Zelda? Sta per finire il tempo del pronostico. Non so di cosa, immagino di una partita. Comunque, se volete giocare i vostri coins, è il momento. Era una merda, dovevi resettarlo ogni 5 minuti. Ah, capisco. E poi dovevi avere il Wii Motion Plus. E mi ricordo che a Natale 2011 non potevo giocarci perché non avevo il controller adatto. E vabbè. I tipi rossi hanno iniziato ad attaccare ed è fuggita con il saggio. Ecco, giustamente si spaventa. Signore Paolo, ho ottenuto delle informazioni riguardanti Zelda. Sembra sia stata attaccata dalle creature malvagie, ma è riuscita a fuggire. Si trova ancora in grave pericolo. Oddio, che carino. Ritengo che il rilevatore abbia reagito perché questo individuo è entrato in contatto con Zelda. Io non ho usato il rilevatore, fai, comunque. Non ho usato il rilevatore, onestamente, fai. Adesso o domani? Adesso o domani, maestro? Che cazzo è il saggio? Ce la facciamo oggi a fare un dungeon? Vediamo. Sarebbe molto figo. Quindi cosa ti manca, maestro? Il mirror shield, immagino, ti manca. Io volevo provare a usare il rilevatore. Come cazzo si faceva? Chi si ricorda? Così? Lo Zelda Sniffer. Quel fungo a Zelda. Tu hai Zelda? Oddio, ma lo puoi tagliare, che ansia. Ma poi guarda, la spada la tira qui e il taglio glielo fa lei in alto proprio. Anche questo, oddio, che ansia. Ok, di qua. Provo a continuare a usare lo Zelda Sniffer. Niente. Oh, oh, oh. Zelda, Zelda è qui nel muro. Zelda è qui nel muro. Va bene, basta cazzeggiare. Cazzeggiare. Ma se io corro su e me ne sbatto dal Decubaba. Ok, funziona. Ok. Non mi ha toppato niente però, fanculo. Posso tagliare tutto in sto gioco. I funghi. Ma cos'è un maccio gigante? Maccio capatonda. Fuffi Dove. Generatore casuale di messaggi di Giuseppe, veramente. Ma cos'è quel blocco là? Ma che è? Ma che è quello? Cos'è un block of time di Ocarina of Time? Mm-hmm.
e non capisco la direzione. Capiremo vivendo. Ma che non ti prendo tanti tasti contemporaneamente, non capisco. Non riesco tipo a correre e a girare la visuale contemporaneamente. È assurda sta cosa. Suggerisco di cambiare zona. Suggerisci quanto vuoi, io vado dove mi pare, fai. Belvedere. Non so cosa serve salvare così spesso, però... Salvare almeno una volta per punto di salvataggio mi fa stare meglio. Ma come si fa l'attacco in salto? Ho dimentato? Ok, semplicemente fai così. E ma è caduto dal mondo questo. Oddio. No, il rilevatore sì, mi ricordo, ma... Vedi, non riesco a girare la visuale mentre corro. Perché sta cosa? Niente, non mi dice cos'è. Ok, là c'è un passaggio sotto. Mi ricordo, c'era un modo per immergersi. O sbaglio? E che cazzo si ricorda i comandi? Non mi ricordo se posso. Non posso immergermi, allora mi confondo con un altro gioco. Tipo Ratchet & Clank. In Ratchet & Clank potevi immergerti. Allora, devo un attimo capire dove andare perché ci sono un po' di strade. Allora, io ho trovato Maccio qua. Però non è che si capisce tanto da sta mappa così. Maccio era là sotto, ok. E io sono salito... tipo di qua. Poi da qua sono salito ulteriormente. Perché non puoi, cazzo, girare la visuale mentre corri? Sono un vero fan di Skyward Sword, si ricorda i comandi, ma davvero, eh? Ah, così fai gli affondi, ok. Come fai a prevedere dove parerà il nemico? Non puoi tirarli a cazzo. Ok. Olè. Sperando che non mi si rompa lo scudo. Via le palle. Cosa mi ha droppato? Un teschio dorato. Bene. Rana velenosa. Ancora? Cosa ha combinato? La Madonna, perché è un rumore così importante per aver fatto cadere una rupia da un albero? Oddio! Magatama ambrata! Nessuno sa perché abbia questa forma. Sembra uno di quei cosi... Yin-yang. Ah, se fai il parry non subisce danni, ottimo. Quindi per uccidere gli Octorok mi basta fare col tempismo. I teschi dorati sono rari, hai visto? Ho già trovato un drop raro, io sono fatto per trovare i drop rari. Bello, mi piace parriare le noci agli Octorok. No, questi sono Deku Scrub, in teoria.
Quelli nell'erba sono Deku, quelli nell'acqua sono Octorok, anche se fanno la stessa identica cosa come nemici. Quello è un Deku. Crepa. Hello there. Ciao Ciuff. Ho iniziato un po' tardi oggi, quindi non ti sei perso tanto. Insetton. Hai vinto? Cosa hai vinto? Un pisello nel culo. No. Io ho rotto lo scudo perché non lo so fare. Ci vuole una skill smisurata per parryare le noci dei Deku, mi dispiace. Non tutti sono in grado. Aggrappati. Facciamo Tarzan? No? Cosa succede? Perché non... Ho fatto aggrappati. Ah, non aggrappati a questa, aggrappati al bordo. Ok. Hai vinto l'incontro di oggi, ma sei fortissimo, Ciuff. Sei un figo incredibile. Ma che è? Oddio, ma cosa sei? Infusonio, l'anziano dei Kyuri. Ok, ne abbiamo già trovato un altro. Che cazzo sono queste creature? Si sono estinte dopo questo Zelda, a quanto pare. Perché... Sei riuscito a smascherare la mia tecnica perfetta di mimetizzazione. Non sei uno qualunque, vero? Zelda? Zelda? Ah, deve essere quella ragazza che ti somiglia con il pelo dalla testa bionda. Sì, è stata con me. Ah, il saggio è lui, ok. Parliamone dopo, ora sono troppo in pensiero per i miei compagni. Non riesco proprio a ricordare nulla, a parte l'attacco di quei mostri. Shoo! Come hai incontrato i miei compagni? Maccio è in salvo, ma non posso lasciare questo posto, ci sono ancora troppi mostri nella foresta. Scusa se te lo chiedo, ma non potresti assicurarti che anche gli altri tre dei miei compagni stiano bene? Quando saprò che sono tutti sani e salvi, sento che ricorderò dove sia diretta la tua amica. Sheesh! Un gran coglione, ok. Che cazzo vuoi, fai? Purtroppo Zelda non si trova più con il saggio, ma sembra che lui possegga delle informazioni. Probabilità di rintracciare Zelda aiutando il saggio a ritrovare... Ma perché questa spara delle percentuali per ogni cosa? Sei un robot. Sembra un robot. Ho aggiunto le tracce della presenza dei Kyuri al rilevatore. Oh, sei utile. Vi servono altre informazioni riguardo... No. Va bene. Addirittura, Ciuff, se lo merita. Beh, sì. Cadere uno sbirulino su cui altalenarsi. Cosa c'è qua sotto? Hai trovato 600 rupie. Una fata. Ma non ho ampolle libere. Come faccio a usarla? Dio, come faccio a usare l'ampolla? Ok. Il suo potere ripristina 6 cuori. Conservala. Se esaurisci automaticamente. Ok. L'ho presa, l'ho presa. È un emisfero sinistro del cervello, addirittura. Che descrizione. Ehi, ma stiamo scherzando. E queste me le prendo. Sei arrivata qui? Damn, Marg. Quindi ti spoileri da in avanti. Ah, era scritto su testo, quindi non l'ho letto. Era come se fosse invisibile ai miei occhi. Perdonatemi. Attenzione, qua c'è una shortcut, mi sa. Dark Souls. Cazzo, ha inventato le shortcut questo gioco. Ho trovato un... Minchia, ho trovato un diamante.
Le ciglia della dea. Si dice che la dea ne abbia perse alcune in tempi remotissimi. Madonna! Si tratta di un tesoro raro. Cioè, più remoto di così non c'è niente. Cosa c'è? Il primo Zelda, più remoto di così. Cioè, spiegami le cose, spiegami le origini. Non dirmi in tempi remoti, no. Questo è il gioco che deve trattare i tempi remoti degli altri Zelda. Dimmi cosa sta succedendo. Oggetto più raro del gioco, le ciglia della dea, quindi good. Ok, ho già trovato i due oggetti più rari del gioco, quindi il teschio dorato e le ciglia della dea. Esatto, adesso ci sono i tempi più remoti ancora. Guarda che culone! Sembra volgarissimo, sembra stupidamente volgare questa creatura. Lo so, la dea mandò in aria gli uomini. Però io voglio le spiegazioni, cioè questa è l'origine di tutto, di tutti gli Zelda. Dammi spiegazioni, dammi motivi, cosa sta succedendo? Perché esiste la foresta di Firone e negli altri Zelda non c'è la foresta di Firone? Hyrule è un pianeta o è un regno? Cosa c'è al di fuori di Hyrule allora? Domande a cui la scienza non avrà mai risposte. World building di Zelda, essere tipo... C'è l'antenata di Zelda e l'antenata di Link e hanno bombato, fine. Sì, penso che la storia sarà così. Allora, lì c'è un block of time. Non posso suonare la Song of Time. Cosa posso farci? Non si sa. Allora, io adesso userò il sensore, il QQ Sniffer. Tiè, fottiti. Droppami un becco di aquila. Ok. Non molto utile, devo dire. Andiamo di qua. Volevano cagare per un attimo la continuity e poi è uscito Breath of the Wild. Sì, ma... Cioè, devo dire che Zelda poche volte ha tentato di dare spiegazioni alla storia. Veramente poche. Veramente pochissime. Quindi, nel senso... Bisogna prenderla con le pinze la storia di Zelda. E lo dico da fan di Zelda da quando sono nato, cazzo. Cioè, veramente... È una di quelle serie che veramente vale poco la pena approfondire la storia. Perché veramente il world building non ha senso. Cioè, nel senso, l'unico che ha un po' di senso è Majora's Mask, appunto perché è in una dimensione parallela, quindi vale tutto. Non te ne devi fregare del world building, è semplicemente quello che sta succedendo lì in quel momento che conta. E infatti è il mio preferito. Teschio ornamentale. Quindi abbiamo trovato la versione Sega dei teschi. Mentre Wind Waker ha una bella spiegazione, devo dire. Cioè, è una bella trovata quella di Wind Waker. Non ci ho fatto molto caso quando ci ho giocato le prime volte, perché non è che cagassi molto la storia. Cioè, più che la storia, la lore, se così vogliamo chiamarla. Però effettivamente Wind Waker ha una bellissima... Ha un bellissimo pretesto. Cioè, è la timeline in cui l'eroe ha lasciato il mondo per tornare nel passato. E quindi... Il mondo si è allagato, cioè è fighissimo, è stranissima come roba. E peccato che gli altri Zelda, tanti altri Zelda non hanno molti, cioè, molta profondità nei motivi per cui si scaturisce il susseguirsi degli eventi. Io batterò la testa contro ogni albero di questo posto.
Sai che l'ho fatto in ritardo questo. Impossibile salire qua. Sì, no, vabbè, quelli prima di Ocarina non hanno senso, chiaramente. Sono semplicemente l'eroe va a salvare tutti. Da Ocarina in poi più o meno hanno senso, però alcuni no, comunque non hanno senso dopo Ocarina. Tipo... cioè, tipo Minish Cap, come impatta la storia in generale di Zelda? Fondamentale. Ho i miei dubbi. Ma poi più che altro, cioè, a me confonde tantissimo negli Zelda tipo Minish Cap, che, cioè, Hyrule è palesemente quella, ma è leggermente diversa, così che non puoi dire sì, è un posto diverso. No, è palesemente lo stesso posto che hai visto in altri Zelda, ma diverso. Quindi io, cos'è, sono passati tantissimi anni, cioè ho smesso di pormi queste domande anni fa. Cioè, è il momento di togliere il cosiddetto coso della tisana. Orco can! Facciamo un po' di spazio. Ne mancano due. Di Kyuri. Kyurem. Confi, Skyward Sword e Tisana. Beh, Marga, devo dire che hai giocato tanto allora da settimana scorsa, se sei arrivato qui. Tipo 5 minuti di gameplay. Pepo Dance. Il saggio era in pena? Oh sì, che buona questa. Non sa di fogna come altre. Sono il Kyuri Algo. Se incontri il saggio, digli che sono qui. Va bene. Allora, Twilight Princess non è che abbia poco senso. Twilight Princess ha molto senso nel contesto in cui è fatto. Cioè, è il sequel di Ocarina of Time. Twilight Princess è proprio il sequel di Ocarina of Time. Ed è molto figo, secondo me, a livello di storia. Forse è uno dei più fighi, secondo me, Twilight Princess. Il problema di Twilight Princess, così come A Link to the Past, A Link Between Worlds, e penso basta, è che c'è sempre questo pretesto del mondo sottosopra, che ogni gioco è diverso e non si capisce, sono la stessa cosa, sono diversi. Non si capisce, cioè il Dark World di A Link to the Past, il Dark World di A Link Between Worlds, il Twilight Realm di Twilight Princess sono la stessa cosa? Se no, perché ce ne sono così tanti di lati oscuri della medaglia? Cioè, non si capisce questo. Però per il resto Twilight Princess è bellissimo, è un bel gioco. Non il più bello, sicuramente, però è un bello Zelda, devo dire. Poi vabbè, sapete che io adoro gli Zelda 3D. Gli Zelda 3D sono assolutamente i miei preferiti. Infatti è strano che non abbia giocato Skyward Sword prima. Ah, di là ce n'è un altro. Ok, andiamo di là. Dipende dall'influenza di chi lo governa. Però il Dark World non è... cioè, non so se hai giocato a Link to the Past, ma il Dark World non è che abbia una monarchia, una... cioè, non ha una... non ha delle leggi, è semplicemente bestie in giro a caso. Cioè, non penso sia la stessa cosa. Non lo so. È molto molto confusa la storia di Zelda. Onestamente ho smesso di pormi domande tanti anni fa sulla storia di Zelda. Ormai analizzo solo il gameplay. Dark World è così per l'influenza di Ganon. Sì, diciamo, ci puoi fare un po' le teorie che vuoi. Forse è quello che mi ha un po' stancato. Nel senso, perché puoi fare teorie infinite su Zelda, quindi... Non sai nemmeno dove volevano andare a parare i dev con la storia tante volte.
non penso che ci abbiano messo tantissimo interesse nel fare una storia continua, anche perché tra un gioco e l'altro cambiano gli sviluppatori, eccetera eccetera. Cioè, di certo non è una serie che ha moltissima consistency con il world building, soprattutto. Ciao Fagiano! Boh, sembra che lì sopra ci sia un fantastico cucurio. Ah, devo andare qua sotto. Avevo le cuffie volanti, ho sentito solo finora. Non ho capito, vuol dire che hai sentito finora o non hai sentito fino ad ora? Il culone, dopo te lo faccio vedere, tanto immagino che dovremmo tornarci. È un NPC con un culo assolutamente grande. Molto funny. Hai sentito, ok, ok. Facciamo un bel guizzo. Oh! Oh, eccone qua un altro. Ciao. Oddio, che carini, madonna. Sono troppo carini sti cosi. Sì, sì, non ti ho notato, tranquillo. Lo sniffer, adesso ti faccio vedere. Comunque questi sembrano un po' i prequel dei Kokiri a sto punto. Ci ho pensato adesso. Il maggiore esperto di mimetizzazione. Sì, sì, si vede. Sto bevendo, sto bevendo. E quindi ti ho salvato? Sei un asso nello trovare chi si mimetizza. Minchia, c'ha un culo più grande del pianeta Terra. Vabbè, qua comunque... parete di rocce rompibili. Tentiamo di ricordarci queste cose. E allora, l'ultimo, dato che quelli che trovo già me li spunta, l'ultimo da trovare è in quella direzione là, ok. Lo sniffer è questo, comunque. Fagiano, lo sniffer è sto coso che mi permette di rintracciare determinati oggetti. Adesso ho il rilevatore su questi cosini qua, sui curi. Mentre se lo metto su Zelda, mi fa cercare, mi fa lo sniffer di Zelda. Nessuna Zelda nelle vicinanze, peccato. Cerchiamo, torniamo a cercare loro. Ok, un po' in là. Ah, lo sniffer. No, perché prima ho detto lo sniffer. Ah, l'ho già visto la creatura che dobbiamo prendere adesso. È lassù. Probabilmente dovremmo difenderlo da qualche creatura strana. Allora, come faccio a salire di là? Mi sa che dobbiamo fare... sì, dobbiamo fare equilibrismo come prima. Solo che prima mi sono scoppiate le bombe addosso. Ah, ecco, il culone è lui. Il saggio di queste creature qui. Ma che roba. Una assolutissima unità. E niente, se lo guardi da dietro è un culo gigante. Anzi, così. Super il culo proprio. Damn. Dai, entra, Link. Sente i feromoni di Zelda. Quanta torta, damn. Un tarzanello, un po' in alto per essere un tarzanello. Ok, andiamo a difendere il nostro
il nostro Kyukyun qua. Rikyukyun. Minchia, addirittura gli orecchini c'ha questo. Vabbè, siete proprio delle pippette. Ho già fatto fuori il vostro capo, come la mettete? Ah no, il capo è ancora lì. Madò, si para da tutte le parti. Niente, oh. Sì, ma questi cosi cambiano direzione in cui si parano veramente a una velocità assurda. Master Chup su Roa. Sempre lì. Hai fatto secchi i tipi rossi come se fossero foglie di tè, giovane. Virgulto? Anche. Anche i Deku in Majora's Mask mi sembra che ti chiamino Virgulto. Non sarei mica un giustiziere. Tremo come un fuscello, non riesco a muovermi. Aiutami a scendere. Il suono è quello del tipo di Amtaro? No, io decisamente non posso capire. Ha vinto la Juventus, pazzesco. Almeno mi hai fatto scendere. Il saggio è sano e salvo. Bene! Mi chiamo Orzio. Se vedi il saggio, digli che sono qui. Eccola. Giustamente si spaventano tutti questi cosi quando vedono Fai. Questa zona non presenta tracce che facciano reagire il rilevatore. Suggerisco di ritornare dal saggio a raccogliere informazioni. Pensavo fosse un altro di quei cosi brutti. Secondo me c'è qualche tipo... C'è una autoconsapevolezza di aver creato un personaggio... Tipo, non so l'aggettivo giusto da usare per Fai al momento. Però la stanno un po' prendendo per il culo con queste reazioni di questi, mi sa. Viva la Juve, viva il calcio. Viva il pallone, sempre. C'è solo l'Inter. Cosa devo fare con questa? Andare lì, pazzesco. No, eh. Vabbè, ci arrivo palese, però ho sbagliato. Bug Fables Randomizer. Perché non è un gioco abbastanza... Non è un gioco abbastanza famoso. E poi è più complicato di così. Cioè il randomizer di Bug Fables è semplicemente per le badges. Madonna. Perché... Il randomizer di Bug Fables è solo per le badges. Per essere in arcipelago dovrebbe avere anche gli oggetti chiave. Ce l'abbiamo fatta, madonna, che fatica. Pronostico di Perku. Non vedo qual è... Aspetta. Riccardo riesce a concludere il primo dungeon. Io non conoscendo il gioco non so... Non ho assolutamente modo di darvi indicazioni. Non ho ancora un gioco che possa giocare. Come no? Factorio? Overcooked tra poco. Poi Pokémon rosso e blu. Ok, abbiamo raccimolato i tre panzoni. Ma se io vado qua? Dai, non posso neanche guizzare come in Twilight Princess, ma davvero?
Guardati in giro qui. Vedo lui. Vedo gli alberelli. Vedo qua sopra c'è qualcosa, sembra. Ah, un frammento di cuore. Is it possible? Madonna, ma è proprio gratis questo. Ma è proprio gratis. Wow. Wow. Madonna, ma è piatto sto frammento di cuore. Che brutto. Che brutto. È piattissimo. È il più bruttissimo frammento di cuore di ogni Zelda. Rumi, è canon che voli? Beh, presumo di sì. Quasi tutti i personaggi Toho credo volino. Ma se cado cosa succede? Sì, secondo me è abbastanza considerabile spoiler. Vabbè che è un frammento di cuore, però... Cioè, non ce n'è bisogno, secondo me, Perco. Perché tanto, cioè, se voglio fare il 100% è ovvio che poi mi ripasso tutte le zone in cerca di frammenti di cuore. Quindi non ti preoccupare di dirmi dove sono mentre gioco. Io volo giù dal balcone se continuo ad infortunarti. Ma qui ci sei arrivata, Marg, o non hai ancora salvato i tre pistolini qua? Sei un asso a ritrovare gli altri, grazie mille, anche se non so da dove vieni né il tuo nome. Muohoho, mi sono ricordato finalmente dove sei diretta la tua amica. Quella che tu chiami Zelda diceva di essere diretta al santuario in fondo alla foresta. Le ho detto di lasciar perdere perché è troppo pericoloso, ma ha scavalcato ed è andata via. Il Tarzanello, ormai non riesco a non vederlo. Ah, quindi quello sarebbe il dungeon? Se prosegui di là in fondo troverai un santuario, ma è infestato di mostri. Come ho fatto a non pensarci prima? Come ringraziamento per aver trovato i miei compagni ti faccio un regalo. Kyuri Opla? Ti dà una panzata. Madonna, ma davvero? Ma cosa fai? Ma sei scemo? La fionda nel Tarzanello. Madonna, ma guardalo. Forza, arrampicati sulla mia schiena e prendilo. Madonna, ma che panzone. La fionda. Oh, ce l'abbiamo. Il retto al sole. Ma che cazzo di versi fa? Perché non dalle chiappe? Ma non lo so, perché era più alto il culo. Questo era il primo dungeon. Scavalcare lui, sì. Vabbè, niente, ho perso l'occasione. Prossima run gli salgo dal sedere. Aspetta, in che senso? Cosa c'entra con le liane? Preparati premendo ZR, poi tieni premuto ZR per tenere la fionda e rilascia per lanciare. Ok, proviamo. Ma non ho capito cosa cazzo c'entra con la liana. Cosa c'entra? Niente. Va bene, è la classica fionda di Twilight Princess e Ocarina of Time. Allora, avevo visto prima un posto dove poter usare la fionda, se non ricordo male. Tipo qua sotto, forse. Tipo in sta zona, forse. Ah, tipo quelli dovrebbero darmi le munizioni della fionda. No. Ok, magari non tutti. Macheo.
sei il più carino di tutti comunque. Sdraiandosi, il tarzanello è più in alto di quanto non lo sia mentre è in piedi. Canonicamente un tarzanello comunque ormai. Grazie Kyurats per averci regalato questo momento magico. Allora, io mi ricordo che avevo trovato un posto dove poter usare la fionda. E ora non andrò avanti col gioco finché non troverò dove cazzo l'avevo potevo usare. Spara agli scoiattoli. No, ai cosini non credo tu li possa colpire. Poi non voglio provare a colpire quello che mi sta simpatico e carino. Poi faccio la Genocide Route, lo faccio. È quasi l'alba del terzo giorno. Vedi quanto è chill questo gioco in confronto. Proprio... No thoughts, head empty, Skyward Sword. È già allungata. Ah, ho capito. Quindi normalmente l'avrei dovuta... Ah, sì, perché prima ci ho dato una testata. Ho capito. Io voglio capire sta roba dei semi, perché se mi devo ricaricare con questi devo capirlo. Maccheo. Lui mi ha detto... Ricaricati con i semi. Cisciusciu! Quindi ha reazioni. Vabbè, lui lo posso colpire, è grande vaccinato. È molto grande, presumo vaccinato. Però ti affoga nel culo. Niente, sti block of time sono molto strani. Probabilmente, allora, teoria, momento teoria. O c'è un oggetto che ti fa, tipo, viaggiare nel tempo o qualcosa. Perché anche quelle cose che abbiamo trovato, quegli scrigni che abbiamo trovato oltre nuvola e nel cielo in generale, hanno una texture molto simile. Potrebbe essere la stessa gimmick, che tipo usi un certo oggetto di fianco a loro e si sbloccano or something. Buono, abbiamo sbloccato un'altra shortcut. Cazzo, mi ricordo che c'era un bersaglio in sta zona da qualche parte, però vatti a ricordare dove. Impossibile ricordarsi. Le testate sono identiche a Pokepark. Le testate degli alberi. Vabbè, andrò avanti, dai. Vado avanti e poi... Se mi verrà in mente dove ho trovato quel bersaglio. Perché mi ricordo tipo vagamente che c'era un bersaglio qua da qualche parte. Forse dove ho salvato il primo. Non riesco a non pensarci. Devo trovarlo. Devo trovare dove cazzo dove era quel bersaglio. Sì, sì, palese cagano a pallini. Ma proprio palese. Devo trovare quel bersaglio. Se no non sto bene con me stesso proprio. È che non mi ricordo quanto indietro l'ho trovato. Era tipo sul bordo. Era tipo sul bordo di qualche posto qua in zona. Forse qua sotto. In sta zona qua forse. Io devo trovare quel bersaglio.
Ho appena trovato la fionda e mi ricordo che ci fosse un bersaglio. Cioè, vuoi che non lo cerchi? Sei matto? Piuttosto sto qua tutto il resto della live a non trovare quel bersaglio. Sì, ragazzi, sto playthrough di Skyward Sword sarà così. Mi fermerò a fare cose irrilevanti per minuti e minuti. È così che gioco gli Zelda 3D. Ma è veramente tanti anni che non gioco così. Cioè, è incredibile. Solo con gli Zelda 3D mi capita questa cosa. Io devo trovarlo. Penso che gli unici giochi che mi fanno questo effetto sono gli Zelda 3D e i Pikmin. È incredibile che tra poco giocherò anche un Pikmin, io non ci posso credere. La vita dello scudo, sì. Allora, vediamo cosa abbiamo fatto fino adesso. Perché forse era molto indietro in realtà quello che sto pensando. Allora, noi siamo arrivati da qua. Non penso fosse in questa zona, però. Cosa c'è lì sopra, tra parentesi? Qua non ci sono stato, per esempio. Ah, ok, una shortcut. Va bene. Male non fa. Comunque, ieri e sto pomeriggio con Maestro abbiamo giocato... Oh, ho trovato i semi, finalmente. Sono uguali a quelli di Ocarina, ok. Finalmente ho provato Wind Waker Randomizer, ed è molto figo. Con le impostazioni con cui abbiamo giocato, secondo me non ha molto senso, perché non sei per niente spronato a fare i boss. Cioè, i boss semplicemente ti danno oggetti a caso, quindi non hai motivo di fare i boss. Oltre che per quel singolo oggetto, però... Non lo so, sono... preferisco fare i boss per un determinato motivo, cioè tipo un medaglione o un cristallo in A Link to the Past. Perché altrimenti non sei per niente spronato a fare i boss. Sicuramente c'è qualche impostazione invece per cui conviene, cioè conviene, che l'obiettivo comprende fare tot boss. Ma qua c'è un... c'è un oggetto. Quindi respawnano questi? Allora non penso siano così rari. Penso sia qua in zona comunque, no? Le trovi ovunque, ok. Sì, penso che sia qui comunque. Penso che sia in questa zona qua. Il bersaglio. Vabbè, se non lo trovo per altri 5 minuti, sono già le 11. Mi sa che entro nel dungeon. Sempre che sia il dungeon quello. Altrimenti veramente non ho fatto nulla questa sera. È possibile che non mi ricordo. Sì, la foresta è abbastanza grande. Lo riconosco. Forse era di fianco a un Block of Time. Per ora li chiamerò Block of Time quelli. Soldi? Ah vabbè, siamo al massimo. In questa zona può essere. Io sono qua comunque, eh. Perché mi ricordo che era su un tipo così, cioè io guardavo sotto e c'era il bersaglio che sbucava da sopra. Provate a ricordare in che zona.
Ciao Guido, buonanotte. The Girl and the Wolves, benvenuta. Siamo su Skyward Sword, prima run in assoluto, non so assolutamente niente. Infatti sto cercando un bersaglio a caso in giro per questa zona. Sia modalità normale che eroica. È l'unico Zelda 3D che non ho giocato. È anche l'unico che non ho finito in modalità eroica, di conseguenza. No, what? Ho inquadrato il bersaglio? Ok, immagino che sia vicino qua, allora. Ah, non te lo fa col lock. Quindi non puoi lockare e sparare con la fionda. Devi... Mamma mia, che roba strana però questa. Ok. Dove stracavolo è sto bersaglio? Oh no! Staccati. Mi ha droppato delle... delle noci, pazzesco. L'ho visto a schermo per 3 ore. Cosa stai dicendo? Oh, ti giuro, cioè... Ma cosa stai dicendo? È qua? Dovrebbe essere qua, allora. Oh, eccolo, madonna! Madonna, 10 minuti per trovare sto bersaglio! E non fa niente? Non ci posso credere. Non ci posso credere, ho cercato un bersaglio per 10 minuti per niente. Ma va a cagare, va. Porca troia. E vabbè, oh, ragazzi, questo è il bello dell'esperienza in blind. Questo è il bello dell'esperienza in blind. 10 minuti. Non erano 10 minuti, immagino. Comunque dicevo, tutto il pomeriggio su Wind Waker Randomizer è molto carino, però sì, deve esserci qualcosa... Deve esserci qualcosa per incentivare a fare i boss, perché altrimenti è un po' privo di senso, cioè diventa il Triforce Hunt di Ocarina of Time, e onestamente non è che mi diverta molto. Ciao Matt, quella. Penso di stare iniziando il dungeon, presumo. Credo che inizieremo il dungeon. Quindi primo dungeon di Skyward Sword. Che figata. Perché tipo in in Ocarina of Time Randomizer, che è quello che ho giocato più di tutti i randomizer di Zelda, tanti chiedono, ma perché non vengono shufflati i medaglioni? Perché non ha senso, cioè non ha nessun senso shufflare i medaglioni a livello di gameplay, perché i medaglioni sono il motivo per cui tu fai i boss. Se non vuoi fare i boss, semplicemente metti un goal che puoi trovare a caso. Ghiraim, vabbè, lui so che è Ghiraim, perché la sua fama lo precede, stavo cadendo dalla sedia. E quindi esiste Triforce Hunt. Triforce Hunt sarebbe il modo che hai per shufflare il tuo, la tua win condition. Quindi devi trovare tot pezzi di Triforce, no? E... Vabbè, ma dai, Ghiraim lo sanno tutti chi è. C'è anche in Hyrule Warriors, c'è in Smash come personaggio giocabile. No, non sembra un dungeon, allora. Colpo di grazia. Boom. Ok, va. Ghiraim è un assistente in Smash. No, Ghiraim lo smash io. Ok, cos'è che non bisogna fare? Dar fastidio alle vespe. Ma... per la scienza bisogna provare tutto. Quindi la mia idea, non so se
esiste già in Wind Waker Randomizer, però anche senza essere sicuro che funzioni così, per dargli senso basterebbe mettere i pezzi di Triforza sul boss. E hai risolto. Animal Crossing players quando vedono un nido di vespe, sì. Però Earl. Questa stessa reazione, però Earl. Ma ancora mi seguono. Sharia! Vuol dire andatevene via. Adesso ogni cosa nel gioco mi dropperà. Munizioni della fionda. No, via, via dei coglioni. Sto per morire, vero? Vabbè, abbiamo risolto. Le ho fatte despawnare apposta. Non ho capito cosa avrei dovuto fare. Cioè, dovevo passare con un nido di vespe di fianco. No, tu sei una merda. Voglio farlo cadere, voglio farlo cadere. No! Sì, sì, è molto goofy quando fai qualsiasi cosa in questo gioco, in realtà. Le vespe cosa sono, Riccardino? Se rispondi a questa domanda saprai cosa potrai fare in futuro. Cosa sono? Insetti? Ma non ho letteralmente oggetti, cosa posso fare? Devo usare il retino? Non ce l'ho ancora il retino. Cosa significa questa frase, Perco? Comunque spero che vi piacciono le mie teorie sui Block of Time, su tutte queste cose che non verranno assolutamente attese. Sì, perché sembrano i Block of Time di Ocarina of Time, sono quelli. Tra l'altro, fun fact incredibile sui Block of Time, che io ci ho messo tantissimo a capire. I Block of Time, praticamente, in Ocarina of Time, quando tu suoni la Song of Time, cambiano timeline. Cioè, se tu vai lì come Young Link, li trovi. È incredibile sta cosa, e non è rilevante in nessun punto di Ocarina of Time, però è bellissimo sto dettaglio. Cioè, se tipo tu usi, suoni la Song of Time, non lo so, nel Forest Temple, che normalmente ci stai solo da Adult Link, se tu vai lì come Young Link, lo trovi nell'altro posto. Cioè, cambia posizione nel tempo. È fighissima sta cosa. Però non è rilevante praticamente in nessun punto del gioco. No, 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 scherzavo. Io scherzavo. Che scena goofy. Vabbè, ora muori. Mamma! Che scena stupida. Ma guarda, ma cosa c'è, un dirupo di un chilometro qua? Looney Tunes, ma davvero? Che cos'è sta scena? Le sticky bomb. Oh sì, un po' di munizze, per favore. Una decubaba orizzontale. Mi piace questo rumore mega, tipo, hai indovinato un indovinello del professor Layton quando fai cadere una rupia da un albero. Il pronostico doveva essere che riuscirà Riccardo ad arrivare al primo dungeon. Vabbè, sappiate che se entro nel dungeon entro le 11:30, penso che punterò a finirlo. Anche perché ho iniziato mezz'ora dopo, quindi potrei puntare a finirlo.
cazzo? Ah, bello! La del Kubaba che cambia. Fantastico. Fantastico. Spero che il primo boss sia un Dekubaba gigante come quello di Twilight Princess, ma non penso. Randomizer, adesso troviamo Luckshot. Ci infilerei l'uccellaccio. Oh, mi spiega cosa sono i Block of Time adesso. Ci rincontriamo. Sei proprio franato qui al momento giusto. Ho scoperto che in questa zona c'è qualcosa di cui si parla negli scritti antichi. Stack. Sì, ormai avremo 300 rupie per il resto del gioco. Isaedro della Dea. Credo sia un nome appropriato, l'ho inventato io. La luce della spada celeste. Ok. Quindi in realtà è una stronzata, capisco. Non riesco a intaccarlo in nessun modo. Se verrà investito dalla luce della spada celeste, così dicono gli scritti antichi, significherà qualcosa. Roccia, che ne pensi? Che pensi mi? Ecco cosa ci penso. Toh, facile. Cosa siamo in fezza adesso? Mistero si infittisce. Secondo gli scritti antichi, questi esaedri sono sparsi per tutta la terra. Ok. Che problema c'è? Un collezionabile in più, collezionabile in meno, cosa cambia? Investire l'uccellino che c'era lì sotto. Quel tronco gigante. Ok, possiamo andare avanti? Gli esaedri della dea. Poh, esaedri della dea. Mia dea, dammi più esaedri. No, vabbè, dai, non sono così autistico. Non andrò indietro a cercare i cubi dell'altra mappa. Tanto ho capito che dovremmo ripassarci, mi sa, per prendere tutte le varie robe. Cioè, va bene fare il più possibile la prima volta che passi da una zona, però così è troppo. Tornare indietro adesso per prenderli tutti è troppo. Se fossi in single play, cioè, nel senso, se non stessi streamando probabilmente lo farei, non lo nego, però dato che sono su Twitch, magari volete vedermi anche andare avanti col gioco, non lo so. Poi ditemi voi se volete che torno indietro a fare i cubi. Non penso faremmo il dungeon, però. Tu che arrivi dal cielo qui sulla terra, mira la stella verso cui ad ali spiegate vola l'uccello che guarda il firmamento. Ripetere, per favore. Tu che arrivi dal cielo, mira la stella verso cui ad ali spiegate vola l'uccello. Ok. Quanti sono sti cazzo di cubi? 1000, probabilmente. No, dai, saranno 100. Meno. Massimo 100, direi. Ti rincuorerà il fatto che non puoi più fare nulla se non andare avanti attualmente. Ah, vero, perché sono incastrato qua, forse? No, vabbè, posso salire qua. Perché non potrei tornare indietro, scusami? Se io volessi tornare indietro, perché non dovrei farlo? Boh, fa niente, mi fido. Devo colpire la stella verso cui voli. Il pin del telefono di Perco. Ma si rigenerano sti cose. Che cazzo vuol dire la stella? Ah, è quella, ok. Ricordiamoci che è tipo un gioco PEGI 3, quindi non devo pensare troppo cose pazze. L'enigma più difficile del gioco, sì. Oh, primo dungeon. E sono solo le 11:12. Possiamo farlo. Non penso che un dungeon duri più di un'ora, dai.
C'ho 26 anni, gioco Zelda 3D da quando sono nato. Penso che un dungeon in 50 minuti ce la faccia a farlo. Il primo dungeon, poi, dai. Dai, nome del dungeon. Santuario del cielo. Ok. Cerca un bersaglio per mezz'ora. Sì, ma quello sono stronzo io. Signore, fai rapporto. A causa della forte presenza di esseri ostili all'interno del santuario, non riesco a isolare l'aura di Zelda. Tranquilla, eri inutile. So dove andare, fai lineare come non so cosa sta area. È impossibile usare il rilevatore, signore. Vi suggerirei di analizzare la situazione osservando con i vostri occhi. Oddio, un... che cos'è? Un'altra stazione di salvataggio dentro al dungeon. Ok. Dai, ultimo salvataggio e poi fanculo. No, se non finisco il dungeon. Oddio. No, non è quello che volevo fare. Ok, così mi ho testato. Effettivamente se non fai perfect parry con lo scudo ti consuma un po' di energia dello scudo. Questa mega simpatica fai mi ricorda la tizia di AI The Somnium Files. Non so cos'è, ma si sembra tipo un... una specie di robot. Non troppo un fan del suo archetipo di personaggio, onestamente. Midna è molto più soul. Cos'è sto? Cos'è? Esplode se lo taglio qui? Ah, le rupie dentro. Pensa a te. Che roba strana. E inutile, perché tanto ho già il massimo delle rupie. Posso farti danno con la fionda? No, con la fionda stunni, non fai danno. Ma sei una merda allora. Ok, quindi questi qua sono i cristalli come quelli, come i diamanti di Ocarina e Wind Waker. Calando la roba buona per fare sto gioco. Ma esteticamente è incredibile comunque sto gioco, molto bello. Penso che esteticamente sia lo Zelda 3D più figo per ora. Cioè, guarda che roba. Cioè, per carità, le texture non è che hanno una roba, una qualità assurda, però è molto dettagliato. Minimappa, vediamo, buona domanda. Sì, abbiamo già la minimappa del dungeon. Giustamente sono le stanze che abbiamo già trovato. Cioè, quando tiro fuori la fionda, tira via l'occhio. Posso rifletterli? No, non posso riflettere un cazzo. Cosa devo fare? Un collateral? La sparo indietro e poi rimbalza addosso. Cosa devo fare? Ciao, Ciuff! Ho visto la TV... In TV la fine del Gran Premio, hai fatto bene. Io sono entrato adesso nel dungeon. Peggy 3, ricordiamo, esatto. Non voglio sentire Fai. Non voglio sentire cosa dice.
Sono andato nel parco della foresta. Bella, bella zona. Ho passato tipo 20 minuti a cercare un bersaglio perché mi ricordavo di averlo visto, però poi, perché avevo trovato la fionda. Però poi ho scoperto che non dovevo farlo. Cioè non aveva effetto la fionda. Ma qua c'è una lapide, ma va a cagare. E beh, allora... Boh, ok, c'è spugli cristallizzati. Ma ho capito cosa devo fare. Devo semplicemente dare una spadata, o no? No? Allora, tu che provieni dal cielo, presta ascolto alla voce che ti guida sulla terra. Devo semplicemente parlare con Fai? Grazie, Fai. Molto utile. Grazie mille. Avevo proprio bisogno di sentirmelo dire. Proprio viva il capitalismo. Cazzo devo fare? Devo chiudere gli occhi io e lui li apre, non lo so. Ah, Dio mio! Ho giocato a Mario 64. Ho giocato a Mario 64. Se no, non ci sarei mai arrivato, davvero. Non ironicamente. Esatto, senza telecomando è impossibile. Molto figa come presentazione sta stanza. Ah, lui c'ha... No, pensavo avesse la difesa dall'alto con il teschio, ma non ce l'ha. Sì, non ha senso. Oddio, i ragnetti di Scultulla. Albero Deku vibes. Pensa all'ottenne che deve capire sta cosa. Minchia, impossibile. Beh, effettivamente non era molto intuitivo, eh. Cioè, devi pensare abbastanza out of the box. Per l'era in cui è uscito sto gioco, era abbastanza out of the box come soluzione. Anche perché non c'è niente di simile prima di questo punto, quindi... È un bel... Un bel roadblock. Oh, scultulloni. Che belli gli scultulla qua. Ah, bello, lo devi far girare. Raga, è troppo figa sta cosa della spada. Veramente adoro sta cosa che puoi muovere la spada in modo direzionale. Chiura se non guardare. Dagli l'affondo, no? Lo giro e gli do l'affondo. Sì, bellissimo. Le porte delle stanze laterali si apriranno quando le gemme saranno colpite, una in alto, l'altra in bassa. Comunque per ora davvero non riesco a capire le critiche. È quasi più bello di Twilight Princess. Proprio zero nostalgia perché è la prima volta che lo gioco.
Non ho capito le gemme. Come? Prego. Le porte delle stanze laterali, quali? Si apriranno quando le gemme saranno colpite. Una in alto, alto, l'altra in basso. Allora, là c'è uno scrignozzo. Maritozzo. Mappa, please. Ok. Boh. Non ti ho risposto perché non sono sicuro, però potrei esserci, Perco. Teoria potrei esserci. Comunque non è che mi sono spoilerato Ghirahim, è che veramente la sua fama lo precede. E non so che ruolo ha in questo gioco. Penso che sia lo Zant di turno. E poi ci sarà Ganon alla fine. Ok. Oh, Fata! Ciao, Carvel! Non ho capito se siamo tornati all'inizio del dungeon o cosa. Ah, una shortcut per tornare... Sì, questo è l'inizio del dungeon. Ci sta, bello. Ma se io mi faccio un giro qua sotto? Ah... Bene. In alto l'ho già colpita, davvero? Ho colpito una gemma in alto. Ho visto una cesta là in alto. Ho colpito una gemma in alto, sai che ho completamente rimosso dal mio cervello. Ok. Questi beccano 4 colpi anziché 3. Attenzione. Ah, questo qua è attaccato alla ragnatela, quindi devo prima colpire la ragnatela. Possibile ucciderlo da questo lato. Oddio, sto finendo i colpi. Ok. Madonna Steliane. E tutto sto dungeon mi sa che sarà pieno di ragni. Prevedo Goma come boss. Dai, dico Goma come boss. Non ha tempi di reazione di giro. Ah, vedi, da sto lato li puoi uccidere. Con cosa sto giocando? Con il controller Switch. No, allora, qualche boss me lo ricordo, onestamente, perché negli anni ho visto qualcosina di Skyward Sword. Però, vedendo anche solo l'estetica del dungeon, non ho idea di quale sia il boss. Mi ricordo un boss che ha tipo 6 braccia e uno che sembra un polpo brutto, che sembra tipo la tizia di Monster & Co. La via si aprirà colpendo le gemme segnate con X sulla mappa, la quale è custodita nella sala di mezzo. Cosa, la mappa? Mi sa che qua ci arriviamo alla mappa. Sì, esatto. Questa è la mappa, dai.
belle le chest. Più belle quelle di Twilight Princess, eh? Però bella la, il modello della mappa. Oddio, c'è Zelda. Oh, Zelda. Ah, bussola e mappa in uno? Fari celesti, vabbè, non me ne faccio nulla. Quindi bussola e mappa in uno qua. Ti dice anche le chest che hai già aperto. Che qua dobbiamo colpire uno sdunzino, mi sa. E qua ci sarà la chiave, che ci manca. I guess. Ciao Iggy, buonasera. La bussola non esiste in SS. Ottimo, quindi bussola e cosa in uno, fantastico. Tea. Vediamo di non finire i colpi, eh. Ma va che è bellissimo da vedere. Cioè, ma veramente esteticamente incredibile sto gioco. Cioè, è proprio una gioia per gli occhi. Ma è anche i 60 fps che fanno tanto, sicuramente. Perché questa è la versione Switch. Comunque... no, manzo. No, ma infatti, onestamente, per ora le critiche non le comprendo molto. Cioè, non vedo cosa abbia in meno di Twilight Princess questo gioco. Vabbè che anche Twilight Princess non è che sia proprio adorato dalla community di Zelda, eh. Cioè, Zelda è tipo... Twilight Princess è tipo il più... O lo ami o lo odi di tutti, probabilmente. Capirò giocando. Ah, ecco dov'era la gemma che avevo colpito prima. Poi anche il fatto che hai lo sprint è molto bello, devo dire. Ma sai che mi sta piacendo parecchio per ora? Cioè, veramente tanto. Più di Twilight Princess, non ironico. Allora, io ho fatto salire l'acqua, però qua non è arrivata. Poi è arrivata l'acqua. Che si fa? Forse devo saltare qua e arrampicarmi su quello. No. Primo dungeon, problemi di idraulica. Sì. Beh, non blocchiamoci già al primo cazzo di puzzle del primo dungeon, please. Una cosa veramente per cui sono gasatissimo per i dungeon, perché i dungeon veramente non so assolutamente nulla. Cioè, non so nessun dungeon, non ho mai visto un minuto di gameplay di nessuno dei dungeon. L'unica cosa che ho visto sono alcuni boss, quello sì, quello non ve lo nego che negli anni ho visto qualche boss di questo gioco. Tempio dell'acqua, di già proprio. No vabbè, brutto come il tempio dell'acqua è difficile. Che poi è carino il tempio dell'acqua come concept. Il problema è sono gli Iron Boots. Devi ogni volta aprire il menu per metterli. E poi ha Dark Link che è tipo il peggior mini boss di Ocarina of Time facilmente. Proprio brutto mini boss. Tutti che dicono oh Dark Link che figo. Vuol dire che non vi ricordate come si fa Dark Link, perché è veramente la cosa più arbitraria di Zelda battere Dark Link in Ocarina of Time. Non so perché ha saltato a vuoto. Ah, infatti era giusto quello che ho fatto. What? Ok,
Ecco, però che non puoi guizzare in acqua è un po' una merda. Quello sì, cioè quello c'è anche in Twilight Princess. Ma se io ricolpisco quello? Ah, ok, non puoi più decolpirli, capisco. What the fuck do I do? E infatti sto finendo i colpi di fiondo, tra l'altro. Allora, sicuramente io devo andare qua. Forse qua devo andare. Probabile. Devo colpire quella X rossa lì, mi sa. No, il Link, volevo che facessi uno scatto. Non che ti mollassi. Cioè, perché lì a destra... Ah, ma vai a cagare. Sì, devo guardare la mappa più spesso. È un bel po' che non affronto un dungeon... un dungeon di una Zelda 3D blind. Non sono più abituato. Ormai tutti i dungeon li faccio perché so già come farli. Ok, ora come esco da qua? Oh, che è qua? Sprecherò un colpo, sicuramente. Ok, mi sa che qua bisogna tornare con qualcosa di particolare, allora. Con un oggetto particolare. Di sicuro non ce l'ho adesso, perché ho un oggetto, letteralmente, quindi... Ok, quindi con R tiro fuori gli oggetti consumabili, con ZR gli oggetti utili. Il bisello c'è in filo, sì. Esatto. Vedi che avevo ragione, questo era quello da fare. No, coglione. Perché sbaglio tasto? Mi viene da premere B. Mi viene da premere B perché è il tasto con cui sprinti. Invece sulla terra sprinti con B, sulle liane sprinti con A. Mentre con B si lascia. Che hai ordinato, Ciuff? Che ansia fanno che ti vengono addosso così. Bella fisica però, cazzo. Ah, devi farlo insieme. Andate a cagare tutti, vaffanculo. Avete tutti giocato almeno due volte sto gioco, io la prima volta. E tra l'altro, ecco, ho notato il randomizer, quindi tutta sta roba, tutto sto patema te lo puoi risparmiare, perché ti porta solo a questa cassa qua. Quindi potrebbe essere
una strategia, ignorarla questa. Spluff. Oddio, ogni volta premo B al posto che A. Vabbè, è chiaro. Quello scrigno non smette, non cessa di esistere, però questa piccola chiave la potresti trovare anche nelle chest prima. Sì. Wow. Ma da vedere veramente sto gioco è incredibile. Veramente bello da vedere. Vabbè, tanto il portarupi è sempre pieno. Ok, state pure lì, non vi preoccupate. Allora, cosa abbiamo qua? Un frammento di cuore. Ah, Perku, tu che hai giocato a Skyward Sword Randomizer. Gli oggetti freestanding come questo, li vedi effettivamente quello che sono o vedi comunque il frammento di cuore? Belle ste porte. Allora, qua potenzialmente possiamo andare. Qua è chiuso a chiave. Ok, allora vediamo un attimo. Ah, ok, figo. Perché all'inizio di Ocarina of Time Randomizer non c'era questa cosa. Cioè, hanno dovuto svilupparlo pian piano. Cioè, il fatto che non vedi proprio gli oggetti freestanding. Ok, qua salvi, qua è chiuso. Qua l'abbiamo appena aperta. E l'hai chiuso a chiave, ok, entriamo qua. Mini boss? Stalfos? Yo, Stalfos! Ma non ho bombe, come lo uccido? Aia. Che semena. Posso perriarlo? Ah, volevo perriarlo. Oh! Oh, 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 oh. Non so se era intended. Che figata! Ma è troppo cioè è bellissimo. Ma il sistema di combattimento di sto gioco, ma perché nessuno ne parla? Perché è così figo? Ah no, io lo so perché. Perché quando è uscito aveva motion control. Sì, c'è il parry, ciuff. È incredibile sto gioco. Ho trovato un insetto d'oro, lo scarabeo. È uno strumento a forma di insetto, dotato di uno straordinario potere in grado di volare. Abbiamo già trovato due oggetti di... 3, 6, 8. Le mie analisi indicano che il nuovo strumento ha forma di insetto in cui può essere controllato a distanza e può tagliare oggetti sottili grazie alle sue pinze anteriori o colpire piccoli oggetti. Te lo dice il gioco? Mi sembra di sì. Però, boh, l'ho notato anche dall'animazione che puoi fare sta cosa. Cioè, si vede proprio... il flash.
Ma tipo per i Deku, io perriavo tutto, facevo così, cioè per i Deku Scrub. E adesso ho sperimentato con questo nemico e sembra che si possa perriare perché ho avuto un effetto molto figo. Ok, vediamo cosa fa sto arnese. Posso spararlo da dentro? Oh mio Dio, è stranissimo. È il gabbiano di Wind Waker. Una fata, ok. Che rimane lì tramortita per terra. Get fucked, idiot. Così. Immagino fosse questo che dobbiamo fare. Comunque, veramente orgasmo a perriare il coso là. Quindi tutti i nemici. Adesso testerò i parry con tutti i nemici. Dio, Madonna! Ma ragazzi, ma sto gioco è fighissimo! Ma è strabello! Testerò il parry su ogni nemico del gioco. No, vabbè, allora c'è anche da dire una cosa. Io credo che con i motion control originali fosse una merda. Con questo sembra molto bello. Cioè, sembra molto più piacevole da giocare con il controller della Switch. Se un gioco ai parry è automatico, due punti in più. Beh, sì, è molto più interessante il combat system. Vediamo se posso parriare questi. Ma non fanno attacchi, quindi non so. No, non fanno un cazzo. Aia. Lo scudo no, se fai parry non perde vita. Io voglio vedere cosa succede se faccio cadere queste cose. Sì, io sperimento tutto, ragazzi. Penso che non vi dispiaccia comunque. Ah, ok, fa così. E gli puoi fare il colpo di grazia, ci sta. Oi, 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 oi. Porco can. Ma come lo faccio? Come faccio a farlo girare adesso? Come faccio a farlo girare? L'ho reso più forte. Ecco, bravo, indebolisciti. Immagino che mi faccia anche da boomerang. Orco can. Eliminato Fagiano? Cos'hai scritto? Cos'hai scritto Fagiano? Vabbè, immagino fosse spoiler se Perco ha avuto una reazione così istantanea. Non ho letto, non ho veramente letto il messaggio. Cazzo, c'è un tempo limite. Ah, ok, perfetto. Mi dispiace, Carvel. So che non conosci questo gioco. No, ragazzi, sta cosa del parry sullo scheletro, sullo Stalfos, mi ha veramente... Cioè, mi ha dato una svolta a questo gioco. Cioè, veramente figo. Vero, vero, mi ricorda un po' Punch-Out, anche a me.
Cioè, è molto più interessante sto combat system che tipo Wind Waker. Che ho rigiocato in, per, ho giocato spesso stasera. Non so parlare, sono stanco. Ho giocato un intero randomizer tra ieri e oggi. E il combat system di Wind Waker è ok, ma non è niente di che. È semplicemente aspettare che il nemico si scopra e premere A. Cioè, questo è molto più approfondito. Lo scarabeo nel culone del saggio. Non penso abbia interazioni particolari. Allora, non abbiamo chiavi. Io ho ottenuto lo scarabeo, quindi possiamo provare a farlo andare là dentro? Direi di sì. Vabbè, sì, vedi, tutti sti anfratti qua. Proviamo a mandarcelo dentro. Hidden Dungeon. Vabbè, abbiamo preso un altro frammento di cuore comunque. No, ma assurdo sto gioco. Cioè, doveva veramente uscire su Switch per farmelo giocare. Perché probabilmente è uno dei motivi principali per cui non l'ho giocato è per i motion control. Che spero mi capiate. Che me lo sto veramente godendo senza motion control. Quindi lì mi ha condotto lì. Lì mi ha condotto lì. Possiamo provare a entrare lì dentro. Minchia, sto finendo i colpi. No, eh. Nintendaro quando deve... Sì, esatto. Io che muovo le dita. Cioè, muovo qualcosa oltre le dita. Assolutamente no. Vabbè, rupie, sono già pieno. Devo spendere, spendere. Oh, qua c'è qualcos'altro. E anche lassù c'è qualcos'altro. Vabbè, niente, 20 rupie, non ce ne frega niente, siamo pieni. Vabbè, solo rupie. E siamo già pieni, quindi non è che c'è molto da fare. Questo è un problema di tutti gli Zelda, onestamente. Tranne Breath of the Wild, che finalmente ha capito che le rupie devono servire a qualcosa. Però sì, in tutti gli Zelda 3D non fai un cazzo con le rupie, hai sempre il portarupie pieno, non sai cosa fare. Senti freddo? No, sono ben a caldo in questo momento. Se rimani senza colpi non è un dramma, ok. E immagino che comunque la fionda abbia dei suoi utilizzi unici rispetto allo scarabeo. Se no veramente poverina, dopo 2 secondi l'hai già finita di usare la fionda. Boss? Boss no. Nemico? Orco can! Ok, ora devo capire come fare. Ora devo effettivamente capire come fare sto coso. Ah, il colpo da sotto a sopra. Figo, ok. Ragno rovesciato immortale. Il boss finale di Zelda. Huh?
una scatolonza. Oh shit, here we go again. Sì, sì, adesso ogni occhio sarà un problema. Ah, ok. Va a cagare, va. Braccio di ferro, sì. Usi stamina per spostare la scatola, vabbè, ci sta. Sono troppo vicino così, lo so. Oh, ecco qua. Va bene. Il Nintendaro, proprio un animale. Minchia, già due chiavi al primo dungeon. Porca miseria. Penso che possiamo uscire da qua, già. Sì. Qua c'è una X. Ma quindi le X cosa sono? Gli interruttori? Vabbè, la chiave per andare avanti ce l'abbiamo. Sì, basta. Gli occhi non sono più un problema. Sì, dai, cavolo, lo finisco il dungeon. Cioè, scusami, cosa faccio? Lo lascio a metà? Che cavolo, no. Ok, vediamo cosa succede qua. Ciao, ciuff. Buonanotte. Notte, amore. Ciao Ciu, buonanotte. Devo per forza? No, perfetto. Se io taglio qua escono le rupie. Capito che storia? Non che mi servano, però sappiate che se tagli le parti rosse di questi alberi escono le rupie. Ok, era il modo, era l'unico modo per uscire, perché qua si è annacquato tutto. Mega V. Allora, adesso niente, prendiamo la chiave, cioè usiamo la chiave e andiamo verso la stanza finale, sembra, del dungeon. Abbiamo preso pure il frammento di cuore. No, no, io Skullgirls assolutamente no. Ok, come si fa qui? Ma sto scarabeo quanto è carino. No, ha droppato. No, stronzo. Ah, prima di attaccare... Aspetta. Yes! Mamma mia, che figata! No, è troppo bello. È troppo bello. Ciuf, dove sei? Spero, Ciuf, che non abbia ancora staccato, perché questo doveva vederlo. Mamma mia, sta cosa del Perry è troppo bella. No, io proprio non voglio più imparare, cioè non che lo abbia mai fatto, ma non ho intenzione di imparare nessun picchiaduro combo based. Il Perry è rotto. Beh, è figo perché deve premiare il timing, ci sta.
Che cazzo è sto coso? Aia. Non capisco. Ah, devi far fuori le tre teste con un colpo, altrimenti se le rifà. Carino. Sistemare la minchia titanica. C'è un cuore là, se volessimo. Cioè, lo voglio fare per la scienza, non che mi serva. Giuseppe voleva farmelo giocare in modalità eroica al primo colpo. Che ci sarebbe anche stato, eh. Però avrei dovuto fare cose con i salvataggi. Non avevo voglia di complicarmi la vita. Scusami, per la scienza. Non ci arriva. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Non ce la faccio. Ok, ho capito. Addio. Get tagliato, idiot. Giuseppe non c'è di nuovo. Avrà cose importanti da fare, cosa devo dirti? Allora, shortcut. Che faccio con lui perché non ho più munizioni. Metti che mi serve una... Alcuni dialoghi di spoiler erano cose. Ah, ok. Quindi cambiano alcuni dettagli. Figo. Come in Wind Waker. In Wind Waker, se giochi in modalità eroica, puoi vedere i dialoghi delle creature antiche di Hyrule, tipo Jabun, l'albero Deku quando parla in Ilian, eccetera. Vabbè, non ci arrivo. Devo fare la cosa goofy che ho fatto prima. Però qua c'è una chest. Capito. Minchia, devo farlo due volte. Pensavo di poter andare da uno all'altro io. Quarto replay nel 2022 di Breath of the Wild. Sarebbe il secondo replay. L'ho giocato solo una volta Breath of the Wild. Mi è bastata. No. Ah, Giuseppe. Sì, ecco cosa da fare, esatto. Oddio, scappa? Ma hai paura di sto cosino? Ah, perché viene a prendermi adesso. E ma ora sei intrappolato, eh? Cazzi tuo. Sei un po' ridondante, Fionda e Scarabeo subito così. Allora, prima andiamo a prendere questa cestina qua. Meno male che almeno non te la fa riposizionare come merda di Twilight Princess. In Twilight Princess, se hai il massimo delle rupie, non puoi portarne altre. E quindi ti fa richiudere la chest.
Ci arrivo? C'è tutto un giro dell'oca da fare. Oh, Kuro, grazie del raid. Benvenuti, ragazzi. Grazie, Kuro. Sono su Skyward Sword. Esatto, ma il doppiatore di Link credo che sia fisso, sai. Grazie Dagran e Religor Kubirubosawa, benvenuti tutti. Ok, qua presumo fionda. Vabbè, ormai l'ho lanciato, proviamo con lui. No. Erplarpon. Bene, bene, mi sto recuperando Skyward Sword che non l'ho mai giocato. Per ora è tanta roba, mi sta piacendo molto. Ah, ma va a cagare, bastava tagliarlo così. Non capirò mai chi lo shit talka. Sì, effettivamente non sto capendo neanch'io per ora. Cioè, per ora è veramente un grande Zelda. Magari andando avanti capirò. Non so, per ora sono al primo dungeon ed è tanta roba. Niente da invidiare agli altri Zelda, veramente. Ah, vedi, tutto sto giro era per arrivare qua. Tentiamo di andare dritti, per favore. Vabbè, dovrebbe respawnarmi poco prima. Sì, allora, Link è mancino, teoricamente, ma questo qua è uno Zelda particolare. Perché nonostante io adesso stia giocando con un semplice... vaffanculo, mi ha perso il fuoco. Nonostante io stia giocando con un semplice controller della Switch adesso, il gioco è uscito per essere una gimmick di motion control. E quindi, dato che la maggior parte delle persone è destrosa, hanno fatto Link destroso in questo gioco. Bella sta chest. Niente, ma ha perso il fuoco. La chiave enigma d'oro. Sarebbe la chiave del boss, presumo, dato che la porta è strana tanto quanto quella. Oggi mentre aprivo il cancello di casa guardavo il mio portachiavi di Baby Link e pensavo: da quanto non gioco ad uno Zelda, quantomeno non ne vedo giocare uno. Ecco, hai visto? Addirittura meglio degli altri Zelda. Beh, non lo so, sono al primo dungeon, eh. Per ora l'impatto iniziale è molto positivo. Però, vabbè, non lo voglio ancora confrontare. Anche perché sono giochi che conosco molto, molto bene gli altri. Quindi, nel senso... Non lo so. Sto paragonando comunque un gioco che sto giocando per la prima volta da 5 ore contro altri che ho giocato centinaia di ore. Quindi... Piano. Prima lo finisco e poi trarrò le mie conclusioni. Allora, ok. Siamo, presumo, al boss adesso. Che sarà l'ultimo... L'ultima cosa che farò questa sera, tra parentesi. Non mi chiamo Paolo, comunque. Se siete entrati adesso, benvenuti a tutti. Non mi chiamo Paolo, è semplicemente un meme. Chiamare i file Paolo, per me, ormai. È uno Zelda un po' atipico rispetto agli altri. Sì, ma è positiva come cosa, nel senso... È vero che segue particolarmente... Cioè, segue fissa la formula, però è anche... sperimenta un pochino con alcune meccaniche, soprattutto nel combattimento, ed è una cosa super positiva. Ce la posso fare, eh? Tipo, questo va per forza così. Ok.
preso tutti gli scrigni, sì. Ho guardato anche la mappa. Presi tutti. Tosse più asma, sì. Le formine. Pure sta cosa è carinissima. Il fatto che devi mettere la chiave del boss. Bella. Ok, io dico Goma. Io dico Goma come boss. Orco, no. Ghiraem. Di già. Tu? Orca, eccolo. Non solo sei sopravvissuto al tornado, sei anche arrivato fin qui. Tornado ormai della live scorsa, non mi ricordo neanche più cosa sia successo. Comunque sia, la tua sorte non ha benché minima rilevanza. Ciò che davvero importa è la ragazza che c'è oltre questa porta. Avverto forte la sua presenza. La sacra voce della dea strappata dal cielo oltre le nuvole è ora qui sulla terra, alla nostra portata. Ah, ma che maleducato. Ho dimenticato di presentarmi. Sono Ghiraem, patriarca dei maghi in questo mondo che voi chiamate Terra. Ok, importante questo, eh. Qua c'è lore. I maghi. Allora, in Twilight Princess vengono nominati i maghi che io lo so in inglese in realtà per Twilight Princess, che sono gli Interlopers, che sono quelli che hanno tentato di rubare la Triforza. Non so se è legato a quei maghi, Interlopers, che è un altro modo, credo, per chiamargli stregoni o cose del genere. Credo che nella traduzione italiana sia tipo potenti stregoni, qualcosa del genere. Non lo so. Perché gli Interlopers di Twilight Princess sono in realtà, credo, gli antenati dei Twily, che sono quelli del Twilight Realm di Twilight Princess. Non lo so, è molto confusa la cosa. Però, appunto, è una cosa molto indietro nel tempo quando si presenta in Twilight Princess. Quindi potrebbe essere lui parte di questa tribù di Interlopers. Vabbè. Francamente non mi dispiacerebbe affatto se ti riferissi a me con un bel Sua Eccellenza Ghiraem. Comunque è un mago, quindi interessante. Non è una razza comune in Zelda. Mi viene in mente Aghanim. Come Vaati anche. Dovrebbe essere una specie di mago anche lui. Sono tutti maghi quelli pazzi, strani in Zelda. Come oseresti tu essermi d'intralcio? Dovresti inchinarti alla mia bellezza e toglierti di mezzo. Quella ragazza doveva già essere in mano nostra. Nostra? Ma sul più bello è arrivata quella vecchia guastafeste serva della dea. Per questo motivo adesso sono... Che è la vecchia? La elfa, quella rossa? Di pessimo umore. In questo momento mi va bene chiunque, ho solo sete di distruzione. Un patriarca dei maghi della mia risma non può certo sprecarsi per i mocciosi come te. Dovrò trattenermi dall'infliggerti torture indicibili. Ma te sei matto? Ti trafiggo con la spadina che ho. Perché sono tutti così fighi in questo gioco? Così attraenti proprio. Patriarca dei maghi. Ok, non volevo fare questo. Cosa? E dov'è? Dove cazzo è la mia spada? Ho paura! Oddio, ho paura! Ok. Ma che cazzo di figata è? No, 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 no!
Non so come colpirlo. Perché mi para? Cosa devo fare? Non capisco. Mi tiro un colpo di fionda. Nulla proprio. Non ti attacca comunque. Ok. Sembra aver spostato leggermente la mano. Però vedi che me la para. O mi devo far rubare la spada e poi fare qualcosa. Prova a prendermela. No, non me la prende più. Ok. Quindi devo farlo andare da una parte e poi colpirlo dall'altra, ok. Troppo per reaglielo quello? Non so, dovrei vederlo per riato. Lasciarglielo fare. La prima fase era più difficile di questa. Ah, vedi, devo lasciarglielo fare comunque così. Tiè. Figo! Carino, boss. Beh, non te la cavi male. Però non vale, volevo vedere come avresti fatto senza quella spada. Mi sono stancato di giocare. La presenza della fanciulla sta scomparendo. È inutile stare ancora qui. Arrivederci, ragazzino che vieni dal cielo. Per questa volta ti perdono per avermi intralciato, ma non sfidare la mia magnanimità. Te ne pentiresti. Questo è Ghirahim. Diciamo che la finestra di frame del Perry è veramente, veramente ampia. Non è difficile parriare le cose. Sembra il doppiatore di Freezer. Può essere. Abbiamo pure una marea di cuori qua per curarci.
Diciamo che in modalità eroica mi avrebbe spaccato il culo. Sembra un addobbo dell'albero. Beh, è più bello comunque dei frammenti di cuore. Sette cuori. Quindi qua c'è Zelda, o si sarà già levata dalle palle, sicuramente, per qualche motivo se ne sarà andata. Beh, primo dungeon fatto, direi. Portacuore l'abbiamo toccato. Statua della Dea Ilia. E c'è un altro di questi cosi. Fonte celeste. Sì, pronostico. Dungeon decisamente fatto. E io adoro la fisica di sto gioco. Cioè, il fatto che sia atterrato nell'acqua ma galleggiato, bello. Letteralmente Your Princess is in another castle. Tra l'altro abbiamo trovato un fangame, tipo una roba così, chiamato Another Princess is in our castle, che è tipo un gioco horror in prima persona nella mappa di Super Mario 64. Materiale da stream del mercoledì proprio. Signore, questa è la lingua utilizzata dagli dei in tempi remoti. Vi tradurrò il loro messaggio, vi prego di ascoltare. E balla. Noi dei tempi più antichi guideremo te in missione per conto della dea. In due luoghi terreni la voce della dea discesa dal cielo dovrà purificarsi. Uno è questo, la fonte celeste, l'altro è la fonte della terra. Metaton. Il prossimo luogo sacro, la fonte della terra, si trova nelle infuocate terre di Holdin. La voce della dea si è diretta verso tale destinazione per compiere l'onerosa missione affidatale. E abbiamo sta lastra. Stele rubino, fatta di pietra e pesante, sicuramente molto antica. Perché come tutto, è tutto sicuramente molto antico. Ma un sorriso non te lo fai mai, fai. Mio signore Paolo, secondo quanto vi ho tradotto, Zelda dovrebbe essere venuta qui per purificarsi. È lì che si fa il bagno, dietro da qualche parte. Probabilità che si sia diretta alla fonte successiva nelle terre di Holdin, 97%. Quindi abbiamo un 3% di possibilità che sia ancora qui. Non ho alcuna informazione riguardo al modo in cui Zelda ha lasciato questo luogo. Secondo le mie analisi, se disporrete sulla colonna oltre nuvola la stella che avete ottenuto, ok, mi ricordo, dovrebbe sollevarsi dalla terra una nuova colonna di luce per procedere nella ricerca di Zelda. Possiamo tornare in cielo dal totem che si trova all'esterno. Ci ho pensato anch'io, però non lo volevo dire, Jeffring. Oddio. Che piccolo. Giovane Virgulto, sono io, hai trovato la tua amica? No. Capisco, ma lei sapeva dove stava andando. E chi sei? Puoi chiedergli, ma come... Già dimenticata. Ho appena incontrato tutti i miei compagni, e tutto grazie a te. Spero che troverai la tua amica. Amica, insomma. Va bene, ci fermiamo qua per oggi. Direi che è stato molto figo. Proviamo un altro Perry sulla Dekubaba, se ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo.
Bello. Mi sta piacendo veramente tanto. Guarda, mi dispiace aver iniziato mezz'ora dopo, però è un ottimo momento per fermarsi, quindi niente. Sì, anch'io sono molto gasato per domenica prossima, ma sai che proprio è bello. Cioè, sarà probabilmente perché non, è tantissimi anni che non gioco uno Zelda 3D anche nuovo. Però è proprio bello. Cioè, proprio mi sta piacendo tanto tanto. È proprio divertente. Così fresco, così colorato. Bello da vedere, bello il sistema di combattimento. Il parry, le spadate direzionali, proprio figo. E poi che bello che non devo farlo con i motion control, cioè prende tanti punti. Bene, salve Dish. Nelle terre di Holdin ho scoperto delle cose che non avevo mai visto pre-esperienza nel randomizer. E giocando in randomizer scopri diverse cose, sì. Per forza. Ti dispiace aver iniziato 11 anni dopo? In realtà no, perché almeno lo sto giocando con senza i motion controls, che secondo me guadagna parecchio, onestamente. Credo che sia stato parecchio criticato per i motion control, e lo capisco. Perché effettivamente non è divertente. Cioè, mi ricordo in Twilight Princess che Miko, credo, Mixco, grazie del follow. Sì, tanto adesso stacco anch'io, non guardo i memes, ragazzi, perché con Skyward Sword è un po' difficile switchare a Plarpon Memes a Discord come cattura, quindi tra poco stacco anch'io direttamente. Anzi, se qualcuno ha un raid da proporre... Curaz, mi dispiace, però già che ho iniziato mezz'ora dopo, è già mezzanotte e mezza, io faccio parecchio fatica a switchare a Plarpon Memes, perché dovrei vederlo così. È veramente una merda, guarda, ti faccio vedere come dovrei vederlo. Oh, non è proprio neanche questo. No, è un casino, lasciamo stare. Dai, per la prossima domenica mi organizzo, va bene, Curaz. Tento di ricordarmi di setappare la scena per vedere anche Blarpon Memes. Quindi, dai, non li guardo questa sera. Prossima live 3 ore di side quest nel cielo. Beh, faccio sto sorso. Non ho bevuto nulla, avevo la bottiglia nuova stasera. E boh, sì, magari è anche perché è tantissimo che non gioco uno Zelda 3D nuovo, però mi sembra proprio fresco, è proprio bello. Di più, altri Riku Coins, Carvel. Wonderful. Vediamo se mi ispira. Chat non solo follower, però è English. Qualcuno di italiano. Carina come cosa, funziona bene. Se era fatto male, allora sì. Lo so, il problema è che tipo in Twilight Princess mi ricordo che era proprio spam. Cioè, nel senso, non è che lo facevi direzionale, quindi sicuramente meno interessante. Però è comunque più preciso così. Cioè, tu semplicemente vuoi dare la spadata in questa direzione e fai così. Cioè, è molto più preciso che dover fare lì proprio chirurgico, no? Non lo so, io ho sempre odiato i motion controls in generale, quindi sono contento di aver giocato questa versione, anche perché è in 60 fps, con tutte le fix del caso, non lo so. Quindi a me va bene così, onestamente, mi va bene così. Comunque, anche solo vedendo questo menu mi viene da pensare che sono 3 dungeon, può essere? Perché non ho la perla di Farore? Avrei dovuto ottenere una sorta di perla di Farore facendo questo dungeon, non lo so. E poi vedo 5 mappe là a destra, non lo so, onestamente non capisco la progressione di questo gioco. Comunque abbiamo ottenuto la fionda, lo scarabeo, abbiamo scoperto i blocchi magici di Zelda. E basta, abbiamo fatto il primo dungeon, tanta roba. Secco scam? Come secco scam? Ah, scusa Carvel, scusami, non avevo visto il secondo, perdonami.
A te. L'analogico è meno preciso. Beh, no, dai, scusami, no? Come fa a essere meno preciso? E se funziona e riesci anche con quello, vuol dire che i movimenti che devi fare non sono poi chissà quanto precisi. Ma più che altro, cioè, il movimento di un intero braccio è sicuramente meno preciso di uno, di un dito, così, in una delle otto direzioni cardinali. Perché alla fine sono otto direzioni, non di più. Cioè, non è che ha 360 gradi tutti, perché sarebbe fuori di testa. Semplicemente le due direzioni oblique e quelle perpendicolari, così. Però è figo, mi sta piacendo veramente tanto. Sono positivamente colpito da sto gioco per ora. Mi aspettavo Goma, per esempio, come primo boss. Invece no, è Ghirahim. Un po' strano, va bene. Si è stappato un tappo di una bottiglia, mi sono preso un colpo. Non so se l'avete sentito dal microfono. Va bene, dai. Buonanotte, amici. Niente... No, ma sì, ma sti cazzi, ma facciamolo il re da qualcuno, dai. Però un italiano, ci vuole uno italiano. Zeb? No, assolutamente, minchia. Non ho voglia di prendermi insulti a caso, per favore. Che se re di Zeb vieni insultato, qualsiasi cosa tu faccia. Italiano che streama Ocarina of Time? Ma perché no, dai. Jack e basta. Rediamo Jack e basta. Dai. Buonanotte amici, ci sentiamo, ci vediamo in settimana. Io martedì allora probabilmente sarò in live da Perku su Phasmophobia. E mercoledì giochiamo qualche cosa a caso, probabilmente ROM hack o cose horror random. E domani, non domani sera, domenica prossima giochiamo ancora a Skyward Sword. Quindi domenica, segnatevelo nell'agenda, per i prossimi 2-3 mesi, non lo so. Sempre Skyward Sword domenica. Quindi ciao a tutti, grazie dei raid, del raid Kuro, grazie della compagnia a tutti quanti e buonanotte. Io mi sono divertito molto. Buon inizio settimana, purtroppo. Non vorrei che iniziasse una settimana, ma sì, sta per iniziare. Quindi ciao, buonanotte.